E ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter. Grazie, la prima parola che mi viene in mente per questo Carrara Show è stato bellissimo, tutto il vostro affetto. E per chi purtroppo non è potuto venire, vi ho preparato questo vlog divertentissimo e speciale. E ragazzi, cominciate a spolliciare perché a 20.000 mi piace vi carico anche la seconda parte direttamente stasera. Quindi se raggiungiamo 20.000 mi piace entro le 6, vi carico la seconda parte, che è la parte più tag life. Ma adesso, vai col video! Buongiorno, siamo a Massa Carrara, utenti Massa Carrara pronti per il Carrara Show. No, perché io sto morendo di sonno come al solito, ma oggi siamo qui con un nuovo vlog a grandissima richiesta. Tra l'altro fatemi sapere un bel pollicione in su se volete altri vlog di questo genere in giornate un po' più normali, anche quando andremo in Sardegna. Io e Violetta continuate a consigliarci i posti. Siamo arrivati ieri pomeriggio, sul tardi, la prima cosa che ho fatto, mi sono tuffato in piscina. Ci saranno le foto da qualche parte, non so dove, usciranno fuori. Tra l'altro non avevo il costume e mi sono tuffato in mutande fashion, fabulous, mutande arancioni, succede solo a me. Ieri sera ho fatto un video che non so se uscirà, anzi scrivetemelo qua sotto e a 35.000 mi piace ve lo faccio uscire. Abbiamo registrato Happy Wheels con My Shosha Anima, Joker e Klaus. Potete immaginare. Vi faccio vedere la camera dell'albergo. Qui c'è un bello specchio. Salve. Violetta è già pronta. Tanto lei è sveglia da mezz'ora. E una cosa bella di questo hotel, la cosa più bella, è che praticamente c'è Enrico Pasquale Pratico. No, veramente. Guardate. Zappiamo la vigna insieme. C'è anche la sorella di Enrico Pasquale Pratico. Ciao. Sorella. Grazie. E sono Enrico Pasquale Pratico, zappo la vigna. Quindi adesso andiamo a incontrare tanti ragazzi carini al Carrara Show. Fare colazione. Ah, è vero, io mi devo ancora vestire, ancora fare la pipì mattutina. Bello. Unboxing del bagno. E voi questo qua, anni 80-70, mica ce l'avete. Questo fa così. E poi se te lo tiri. Ciao, andiamo a fare colazione. Ah, stiamo scendendo un po' in ritardo a fare colazione e Joker si sarà mangiato tutto. Sicura palla. Andiamo, scopriamolo subito. Cazzo. Me so perso. Ah sì, è di qua. Me so perso tutti. Ah ecco, eccoci. Buongiorno. Ciao, Dexterone. Joker si è mangiato tutto? È già finito tutto, è stato lui, basta. Allora, Joker si è mangiato tutto, vero? Chi è quel bastardo che si è mangiato tutto? Fanculo. Io sono arrivato, io devo mangiare e guardate che schifo. Già se sta. Guarda lui! Donut. Guarda, questo fa schifo! Ma guarda, guarda, è questo è tutto per guarda. Te. Cioè, più schifo del Joker, guarda, è una vergogna. A te sei ancora vivo? Mi sono svegliato adesso. Qua, allora, direttamente sul tavolo della colazione. Allora, la grande scelta sono cornetti. Vabbè, buona colazione. E dopo la colazione, come dire, a 4 stelle. Quattro carciofi. Ci troviamo qua di fronte, dinanzi alla piscina mega galattica. Dove ieri mi è pesata la congestione. Esatto, cioè, ieri è morto. Dove ieri si è tuffato. No, perché ieri, sapete, sono tornato. Allora, dopo il viaggio. Sapete, lui mangia, no? Dopo il viaggio. No, ma non è vero, ho preso un panino così era. Come il pene di Dexter, così. Scusa, eh. Ecco. È una baguette. Già, vabbè. Io intelligentemente, mi sono tuffato, l'acqua era una lastra di ghiaccio. Sì. E dopo un'oretta stava a morire di congestione. Ma proprio stava a morire sul serio. No, ma stava a morire davvero, raga. C'è sto stanza accanto a lui. A parte, vabbè, vomiti, rumori strani, ma poi certe. Ma non è vero! Scorreggio. Ma dai, non è vero! Quante ne hai fatte? Stamattina 3. Ecco, hai visto? È pure potenti erano. Penizia. Ma perché dopo parla sempre di scureggimi a ogni vlog? Perché ogni volta, oh, la giornata uno si sveglia coi galli, cioè sta pure l'orto, no? Uno si aspetterebbe il canto dei galli, dei galli. Cioè, invece... il canto del culo del Joker. Poi non lo so, meglio di così, ma chi ce l'ha? È in 5, è in 4 stelle. Sì. Ecco, il mio culo sarebbe una stella completa. Quindi, cioè, guarda che vlog che facciamo. Tiè, il vlog in piscina. Questi sono i sordi, eh. I sordi ai Dexter. Mica pago io. Appunto. Ah, ti hanno dato il pass. Ti hanno dato il pass. Sì, da guarda. Quando è il mio pass? E dopo questa se ne possiamo pure andare in fiera. Andiamo in fiera. Ecco un altro. Ecco un altro. Ragazzi, qui
è uno del serio di gente che lavora. Ecco, che fa vlog. È arrivato un altro coglione. È arrivato un altro coglione. Yeah, stiamo andando in fiera. Abbiamo Wagna Autista che ci accompagna. Ciao ragazzi. E vuoi dire qualcosa? Allora, speriamo che ci sia più gente rispetto a ieri. Cioè, ma certo, perché oggi c'è Dexter. Chiaro, chiaro. No, oggi ci sarà il pienone, vi avviso già. Quindi preparati psicologicamente. Certo, io sono pronto. Prepariamoci, siete pronti? Ciccio è prontissimo. Mamma mia. Guardate. Lo vedo carico. Non possiamo fermare per nessun motivo immaginabile, perché sennò è finita. Che succede? Chi si ferma è perduto, che succede? Ma chi si ferma è inculato. Ciao! Ciao! Eccoci nella nuova fiera! Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Beh, bellissimo. Ciao! Oh. Ciao! Accendilo! Ora vomiterò perché sto provando l'Oculus Rift e quindi se vomita, no? Vomita! Ah, merda! Noi mangiamo! Roba! E Joker è uno sculato di merda! Appena messo! No. Infoso! Ci gioco neanche a me. Merda! Sei deleterio! Vaffanculo! Vabbè, mi consolo col cibo. Più stellone! Allora, mentre io sgobbavo in fiera, firmavo autografi, facevo foto. Guarda un po' che fasciccio gamer. Aspetta, lui. Guardate che fa, guardate. Aspetta. Che schifoso. Io sono tornato adesso che sono le 7, la piscina chiude alle 7. Ho capito, ma tu perché hai fatto un'ora di fila per tornare? E questo dalle 5 sta in piscina. Dalle 5. Ma che 5? Guarda questo, già. Io è vero, dalle 5 che sta in piscina. Da che ora sta? Sì. Che? Nascondi le vergogne? Oh, ha fatto un'ora di traffico questo, che vuole da noi? Ho capito, ma io alle 6 me ne sono andato dalla fiera, te? Lo sai che ho trovato dentro la piscina? Chi ha trovato? Surprise, motherfucker! Gente strana ci accompagna, ci scarrozza al ristorante. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare cosa? Che cosa andiamo a mangiare? Sushi! Sushi! No, lo mangi tu il sushi. Cagate in Liguria. Sono allergico al pesce! E il pesce è buono? A te ti piace il pesce? O vuoi un pescione? Crudo. O vuoi un pescione? Spero di mangiare cinese, sinceramente. Cinese o sushi? No, sushi no. Sushi cinese? Sushi. Ma quella era una prostituta? Il sushi cinese. Era però, dove? Dove? Sì, quella era una prostituta, ma era una prostituta che si era mangiata. Guardalo, subito attivo. Vabbè, è doppia, due al prezzo di uno. Subito due attivo. Due al prezzo di uno. Ah, era doppia? Doppia prostituta. Ma nel senso che era grossa? Ma pure, era quella, grossa. Ma pure quella era all you can eat. Questo dovrebbe essere il video della buonanotte, in realtà è mattina perché ieri sera avevo il cellulare scarico, però quindi buonanotte e buongiorno, domani, quindi oggi, ci prepariamo al secondo giorno di fiera a Massa Carrara. Io mi sento male perché ieri quel cinese, giapponese, giappocoreano mi ha un attimino bucato lo stomaco, però sono sempre pronto per zappare la vigna. Anche oggi sono nati i fiorellini. Avete presente quella sensazione dove dovete tipo vomitare una gru, un trattore, tutti insieme? Ecco, più o meno ho quella sensazione. Che poi, avendo mangiato 3 chili di riso... Come fai a fare la cacca? Appunto, quindi io sto intoppato, sento che devo andare in bagno a farla tutta. Fatti un po' di latte caldo col caffè. Avvocato, questo cornetto è buono. Ti voglio vedere a mangiare? Oppure faccio così. Sa de marmellata fritta. Oh, oh, questo mi mangia andito, mi sta accandito, mi mangia come esercizio. Eccola. Saluta, saluta Ronaldo Toti. Ciao Ronaldo Toti. Come va?
un esemplare che si fa i selfie. Io allora? Si sta addormentando. Sono le 10. E non c'è un cazzo di niente qua. Qua siamo insieme a dobbiamo ancora mangiare. Ho fame io. Che cazzo è quella cosa dietro di me?